questa è la parte geostrategica. Dunque, se uno storico guarda la politica italiana, è interessante capire, anche vedere, che l'Italia del dopoguerra, diciamo dal 1945 fino ad oggi, è sempre stata nella zona americana. C'è un generale italiano che si chiama Giandelio Maletti, era il ex capo del controspionaggio italiano nel servizio segreto italiano SITE, Servizio Informazione e Difesa, e lui ha detto nel 2001, nel processo sulla strage di Piazza Fontana, ha detto questo: l'Italia ha avuto a che fare con una specie di protettorato da parte degli Stati Uniti. Mi vergogno quando pensa che eravamo ancora soggetti a questa supervisione speciale. Mi sembra che questo è un'osservazione molto importante, perché questo generale nel controspionaggio era responsabile per la sovranità del paese. E lui aveva detto che l'Italia è un protettorato. Che cosa significa per uno storico come me? Un protettorato è uno stato. E poi bisogna scegliere uno Stato occupato o protetto da uno Stato più forte. E questa è una scelta che dovete fare voi. Se gli Stati Uniti hanno protetto l'Italia o se hanno occupato l'Italia. È una scelta, diciamo, grande, no? C'è una grande differenza tra occupato e protetto. Però i fatti sono questi, che l'Italia è un paese con 60 basi americane e circa 12.000 militari americani. Gli americani hanno depositato un cospicuo numero di testate nucleari anche in Italia. Dunque c'è una relazione molto stretta tra gli americani e l'Italia. Di questo non si parla così spesso. Si parla della spiaggia, si parla della Ferrari, del calcio, però delle basi americane in Italia non si parlano così spesso. Gli americani hanno poi usato queste basi per le guerre contro la Serbia, contro la Libia e contro l'Iraq. Per questo l'Italia è stata in guerra tante volte senza che gli italiani se ne sono accorti. Però non è solo l'Italia dove ci si trovano queste basi americane. Voi avete senz'altro sentito della base Guantanamo che si trova a Cuba o della base Ramstein che si trova in Germania. E io col mio piccolo istituto abbiamo fatto un grafico di tutti i paesi dove gli americani hanno delle basi militari. E li abbiamo fatto in blu e così. Dunque, gli americani hanno delle basi in 42 paesi. Dunque, l'Italia è uno di quei 42 e non è, dico, una cosa speciale solo in Italia, ma c'è anche la Germania, anche delle basi in Cuba o anche in Giappone, dunque in parecchi paesi. Si capisce ancora bene? Altrimenti fate, ma non capisco cosa stai dicendo. Di solito che parlo il tedesco c'è scritto qua Militärstützpunkte der USA, che significa proprio le basi degli americani. E in Svizzera non ce ne sono queste basi, però per noi è molto interessante anche guardare dove sono queste basi. E per voi, per capire che l'Italia è un protettorato, si capisce molto facile perché bisogna chiedersi: ma l'Italia ha anche delle basi negli Stati Uniti? E la risposta è no. Dunque, come storico, è sempre se molto facile, bisogna soltanto vedere chi ha una base militare nel territorio dell'altro. Capite? È facile. Poi la gente viene e dice: ma come mai che sai, qual è il protettorato? Forse gli americani sono il protettorato dell'Italia. E dico: ma no, sono gli americani che hanno le basi in Italia e l'Italia non ha delle basi a Florida o Washington. Okay? Le basi americane in Italia si trovano, per esempio, a Sigonella, si trovano qua vicino a Napoli, poi c'è il Camp Darby, Livorno. Queste sono le basi le più grandi. Ce ne sono altre, sono 60 basi in totale, e su queste basi gli americani hanno anche i loro militari. Sono in Italia 11.000. E per capire di nuovo ma quanti americani sono in altri paesi, potete vedere su questo slide che in Giappone hanno quasi 40.000 soldati.
Poi nel Corea del Sud 23.000, e in Germania 34.000 e Italia, di tutti i paesi al mondo, è al quarto posto. Però di solito di questo non si legge nella stampa e non c'è anche nella televisione, mi sembra. Però è un fatto importante per capire la situazione del paese in un contesto politico geostrategico. E se gli italiani chiedono agli americani di partire, è difficile. Una parte degli italiani non vuole che gli americani partano, gli altri che vogliono che gli altri partano hanno difficoltà di farsi sentire. Ci sono delle manifestazioni ogni tanto, e queste manifestazioni di solito parlano delle guerre che l'America fa con l'aiuto delle basi italiane, perché gli italiani non vogliono queste guerre, di solito, lo dico così, ma è più o meno così, chi vuole una guerra contro l'Afghanistan, vuole la guerra contro la Libia, pochi, di solito gli italiani mi sembrano molto contento di essere in famiglia invece di andare in guerra, meglio molto contento con una buona pasta e un buon vino rosso invece di andare in Afghanistan a uccidere qualcuno, e questa è un po' l'idea che ho. E anche in Sicilia dicono non siamo un laboratorio di guerra, e ci sono delle manifestazioni ogni tanto perché gli americani hanno un sistema che si chiama Mobile User Objective System per il coordinamento dei droni. Dunque l'Italia, a questo momento che parliamo qua a Bologna nel 2019, è in guerra, però non si parla di questo, perché è una guerra, diciamo, coperta che è, diciamo, diretta dagli Stati Uniti. Non sono gli italiani che hanno cominciato questa guerra, e la guerra non è in Italia, ma in altri paesi, Afghanistan, Pakistan, la Libia. Per loro è una guerra vera, però qua in Europa non si parla di questo. Dunque, questo è il mio secondo argomento. L'Italia è una specie di protettorato, e proprio la frase non è di me, è di questo generale Gianlielio Maletti, che mi sembra un personaggio molto intelligente, che capisce bene la situazione e ha avuto il coraggio di dirlo. Veniamo al terzo punto. Un protettorato o un'occupazione, che cosa significa per il paese? Bisogna ritornare alla seconda guerra mondiale, nella quale gli americani hanno, poi si può dire, liberato l'Italia da Mussolini, o hanno occupato l'Italia. Questo è sempre dipendente della posizione che si prende.